Ero nella vasca da bagno e ho sentito una pallina e ho sentito immediatamente, veramente dentro di me, che non era un semplice nodulo, era esattamente quello. Mi sono spaventata. Non sapevo quello che poi mi è stato detto pochi giorni dopo da un amico medico, che avrei dovuto passare almeno un anno di grossi problemi. Mi ha insegnato soprattutto la puntualità e l'umiltà, l'umiltà di esserci, di accettare anche un errore, insomma, di stare sempre tranquilli, calmi, tranquilli e stare così, non sentirsi mai arrivati. E ti devo dire, papà, grazie. Papà mi ha insegnato l'umiltà. Beh, è proprio una bellissima dichiarazione. No, io dissi, guarda, io che consigli vuoi che ti dia? Tu hai vissuto, lei ancora dice, mi racconta, ha quasi 60 anni, Rosanna, e c'è ancora nel naso l'odore della cipria e del cerone delle ballerine quando veniva a trovarmi al Margherita di Napoli al 2000 o all'Ambra Giovinelli al Volturno a Roma. Quindi cosa ti devo consigliare? L'umiltà. Se un giurato ti dà un voto basso, a proposito, poi ti voglio dare un consiglio a te, dopo perché, lo devi no, dire, te per il lo voglio dare tesoretto. perché mi fa ricordare il seminario a me. Noi facevamo, quando io ero in seminario a fare il prete, piccola parentesi, non perdo molto tempo, a un certo punto ci siamo sentiti male tutti i ragazzi ad Andria, provincia di Bari, prossimi preti. Mio padre diceva, questa diventa cardinale addirittura. Diventi Comunque, cardinale. dicevamo, ma perché questo zero, questo uno? E d'accordo con il rettore del seminario, eravamo negli anni 47-48, subito dopo la guerra, d'accordo con i professori, tolsero zero, uno e due. I voti cominciavano dal tre. Perché non suggerisci tu Che la stessa bello. cosa sabato alla giuria? Ecco, Siete bravo. d'accordo? Lino, diglielo tu a questa giuria. Guarda, poi, guarda, d'accordissimo Alessandra ne sa qualcosa, con tocca a la me giuria. ribilanciare. No, per ritornare a Rosanna, io dico, adesso però fai vedere dopo questa cosa Ma successo che hai guarda. avuto una cosa comica, che non fai solo le cose tristi. E le avevo suggerito di dire in qualche filmato, ieri o oggi, se li fa, siccome lei è piena di lividi perché quelli li Ma prendono, certo, però io ti devo dire ti devo Alessandra ne confessare sa una qualcosa. Lo so, io Quando è sono arrivata pronta. Rosanna, noi abbiamo detto, vediamo Rosanna cosa farà, ma devo dire che sta venendo fuori un carattere Brava, meraviglioso, sì. una forza, anche un'allegria che lei ha È la dentro. dose, è la Bellissimo. misura. È la misura e Sì. poi la potenza del messaggio, perché ballando veicola messaggi. Pensa a quante persone, è vero, siano immedesimate in È questo racconto importante, hanno anche di trovato rinascita. coraggio, la Infatti speranza. non ha voluto fare la gag che le ho suggerito io. Dico, falli vedere questi lividi, anche se ti spogli, ti alzi la cosa, però falli ridere dicendo, guardate quanti lividi, lividi, lividi. E facciamo una cosa moderna. Ha detto, no, papà, questo è il tuo mestiere, mi ha detto ieri, Senti, non il Lino, mio. ma questa forza, il lividi, io già faccio, ti rendi conto la È carica di importante, questo? però sai Lino, posso dire una cosa su tua figlia che è stata una grande guerriera e io l'ho apprezzata molto perché questi messaggi sono importanti per tutte le donne, perché la prevenzione è importante in questo caso, cioè tua figlia è qui, sta ballando, è meravigliosa perché ha fatto prevenzione, quindi io vorrei cogliere l'occasione per dire a tutte le donne fate la prevenzione a qualsiasi Certo. età perché la diagnosi precoce è il primo passo verso la guarigione e quindi questo è un messaggio importantissimo che ci ha dato tua figlia, Grazie, veramente assolutamente. importante. Grazie alla mia follia, perché io anni fa, proprio alla vita in Me lo diretta, ricordo. andai e dissi a Rosanna, lo sa, appena sapemmo della cosa, se io ti prometto che non piango in diretta, me la fai dire la cosa che tu c'hai il tumore? C'è stato un attimo di silenzio al telefono, poi mi fa, papà, ma non piangere? No, no, ti prometto che non. Allora io, mentre facevo l'intervista, dico, ah, mi sono ricordato che devo salutare delle persone che mi amano e io amo molto loro. Una si chiama Rosanna, che
che mia figlia. Mia figlia ha il cancro. Rosanna c'ha il cancro al seno. Immaginate il gelo della sala. Devo dire che anche adesso. E io dissi: fate prevenzioni, questo lo dico perché dovete fare prevenzione, lo dico alle donne. Tant'è che io poi a questa associazione dove c'è mia figlia dentro di prevenzione al cancro al seno, eccetera, eccetera, dissi: ricordatevi anche delle suore di clausura, nessuno ci ha mai pensato. Andate con i camioncini, certo, nei conventi di clausura, a fare le mammografie. Questo è perché io vengo dal seminario, quindi lo so. Senti, Lino.